Bene, passiamo ora e diamo il benvenuto qui, fin d'ora, a Terza Pagina Magazine, non è la radio.it, a Giada Fradeani. Buonasera a te. Ciao, ciao ragazzi. Eccoci qua, prego ciao. Emilio per ciao, la presentazione. Ciao Giada, carissima, come stai? Bene, fai questa presentazione, Emilio, vai. Beh, ma Giada, oltre ad essere una brava attrice, una grandissima amica, quindi non voglio, sarebbe troppo facile... invece voglio rimanere proprio sul pezzo, perché poi già lo sa, ultimamente è stata un po' sulla cronaca, perché è uscito fuori un film molto carino, una commedia, in tiro alla partita, con Pannofino e altri attori, è stata pubblicizzata su Netflix, e quindi volevo sentire da te questa tua esperienza, questa come è andata, come ti sei trovata con i tuoi colleghi, dici tu. È stato un set bellissimo, è stata una grande avventura, nata molto tempo fa. Nel 2015 c'è stato il cortometraggio, dopo 2 anni è stato girato il film, dopo 2 anni è stato distribuito. Se mi permettete faccio un po' di nomi, perché è assolutamente sì. La regia è di un bravissimo Francesco Carnesecchi. La produzione è la Freak Factory di Andrés Loconte, una ragazza giovane molto in gamba, in collaborazione con Wrong Way Pictures, perché esatto. È difficilissima sta roba. L'hai detto bene. La casting salgato di Don Bardozzi, e poi magari dopo cito tutti quanti gli attori. È un bel film. Commedia sì, fino a un certo punto, è molto al sapore della commedia italiana, soprattutto alla fine, con delle cose divertenti, ma è un film anche abbastanza duro, direi. Sì. E posso citare gli attori? Certo, sicuramente. Alberto Di Stasio, Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli, Simone Liberati, io li dico tutti, Gabriele Fiore, Verusca Rossi, Silvia Simeoni, Fabrizio Sabatucci, Stefano Ambrogi, Daniele Mariani, Lidia Vitale, Alessandro Parrello, Francesca Antonelli, Efisio Sanna e Giulia Cragnotti. Perfetto, hai completato. Vi racconto che cosa succede un pochino in questo film, senza spoilerare. Sappiamo, si parla di una partita di calcio in periferia, di ragazzi. Esatto. Io la voglio sentire da lei. Sì. prego, Giada. Diciamo che è molto italiano, perché parla di calcio e di chiesa, perché si gioca tutto è un parallelo tra questa chiesa dove si tiene la comunione di mia figlia e questa partita decisiva per questo sporting club di periferia, e il tutto si congela perché su questo campo si gioca la vita, i soldi, si giocano l'onore, e queste vite diciamo che si intrecciano tutte attraverso questo campo da calcio. È un po' un destino in sospensione, io direi. È molto 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 bello, secondo me, e il regista è molto bravo, ne sentiremo parlare, il suo primo lungometraggio. Su Netflix, sì. Sta andando molto bene, seguitelo, vi raccomando, sì, perché sì, merita. Senti Giada, adesso però parliamo anche di altro, cioè tu comunque sei un'attrice, so che hai una scuola di recitazione, esatto, con ragazzi scuola... di varietà. Sì, dai 9 anni esatto. Parlaci un po' di questa scuola, dove ce l'hai e come trovi il riscontro tra i ragazzi, tratta anche dai più giovani e i meno giovani, diciamo. Sì, allora il teatro io dico sempre che è per tutti, perché portiamo dentro le nostre emozioni, la nostra fisicità. Proprio l'altra sera mi è stato ulteriormente confermato da una bellissima donna che è venuta a fare una lezione prova. Intanto vi dico che la scuola si chiama Io Teatro, qui sulla Giustiniana, è all'interno, se posso fare una pubblicità, all'interno di un'altra scuola di musica, di un certo, negozio di musica, certo, che è un rivenditore di pedali vintage molto bello, che si chiama Epica Music Center. Un rivenditore, chiedo scusa, non ho capito, un rivenditore di? Rivenditore di strumenti musicali, pedali vintage, okay. C'è sì, una liuteria, c'è il mondo, diciamo. È molto bello, io l'ho visto. La scuola di musica, e c'è anche la scuola di teatro. Quindi faremo uno speciale insieme a Giada. E faremo uno speciale. Andiamo. Ragazzi, tanto. E andiamo. Dovete mettere in folle le orecchie. Bene. Praticamente ci trovate su ioteatro.it, su Facebook e su Instagram. Il mio approccio è molto personale e approfondito, sia per chi vuole venire a fare un percorso personale per il proprio lavoro, per la propria vita, terapeutico, tra virgolette, perché non mi permetterei, però il teatro è terapeutico,
E poi, questo credo che la nostra Cristina Civanetti qui vicino a noi acconsente, vedo che fa sì con la testa, la nostra psicologa conferma. Io ho visto accadere, a partire dallo psicodramma, però ho visto accadere dei miracoli. E sia per chi vuole fare un percorso più approfondito, io per esempio ho questi giovani adolescenti molto molto talentuosi che mi stanno dando delle grandi soddisfazioni e ecco, tra loro già vedo persone potenzialmente adatte a fare questo lavoro, ma sono tutti veramente bravi e chiunque, anche chi non lo vuole fare di lavoro, ha sempre un approccio professionale alla cosa, perché io mi ci spendo tanto. E la lezione prova dell'altra sera mi ha dato la conferma che è per tutti, perché questa bellissima donna che è venuta, una manager, che ha detto: io però parlo davanti a 300 persone e mi agito, come faccio a stare sul palco? Io ce l'ho schiaffata bella sul palco, lei ha fatto un esercizio e mi ha detto: Giada, si può fare? E le ho detto: sì, si può fare, perché ti sudano le mani, ti si secca la gola, sei agitata, ma come vedi ci puoi prendere benissimo in giro, perché tu dentro muori, ma fuori riporti altro. E la grande risorsa del palco è che ti devi salvare da solo. E piano piano cominci a prendere in giro in maniera bonaria il pubblico. Quindi io ho visto proprio dei miracoli, cioè ho visto cambiare delle vite, perché è proprio educa alla vita il teatro. Io ci credo perché l'ho vissuto prima, non adesso, prima anche di conoscere te. Oltretutto ho avuto il piacere di partecipare, tu lo sai, ti ricordi, in una di queste prove. Immagino quindi che come a me avrei fatto fare questo ballo folle. Lì hanno proprio parlato. Ah, bellissimo. Un atto di teatro, sono saliti, hanno raccontato un pezzo della loro vita e già è un monologo, già è un atto di teatro, già hanno creato la magia. Ok. Allora guarda, entro in gamba tesa giusto per citare il monologo e vedo che tra l'altro tu, vabbè, comunque per citare il monologo, credo che tu sei anche un'amica, tra virgolette, del grande Pietro De Silva. Sì, Pietro. E lo salutiamo perché domani noi in esclusiva saremo Pietro, al festival, partner ufficiale, grande Pietro De Silva, che domani saremo in esclusiva al suo festival, che poi ne parleremo in chiusura. Un attore italiano molto bravo, poco sfruttato. Io ho fatto due monologhi di Pietro, sì, Pietro è un grande, sì. E noi domani abbiamo chiuso la parentesi, prego Giada. Lo saluteremo già. Ritorniamo sul clou di questa. Giada, io vorrei un'ultima domanda a chiudere, perché poi noi abbiamo vissuto un momento emergenziale particolare e tutti quanti, ognuno con le proprie attività, ha dovuto affrontarlo. Sì. Parlare di spettacolo è fin troppo facile, ormai dappertutto si fanno programmi per recuperare, per tutti gli addetti. Come tu hai ricominciato? Non voglio sapere come è andata, voglio capire in questo momento che si rinizia le lezioni, se hai avuto delle problematiche dovute a questo distanziamento, come state lavorando, se con difficoltà. Per il momento no, anche perché noi adottiamo tutte le misure di sicurezza. In realtà io non ho mai smesso. Se posso raccontare in breve cosa è successo, sì, da due marzo, minuti di tempo, è stato un momento un po' duro. In marzo ho detto: io adesso ai miei allievi cosa racconto a giugno, perché io già avevo capito che si andava a giugno. Quindi io che ho fatto? Ho ridotto i prezzi, ho continuato i miei gruppi su Zoom, le mie lezioni normali, in più ho regalato una lezione gratuita settimanale a tutti, quindi io stavo 10 ore al computer fissa tutta la settimana, compresa la domenica. Da questa avventura, proprio per dire quanto amore ci metto dentro, è nato su ognuno di quelli che hanno partecipato alla lezione gratuita un monologo. Questo monologo, adolescenti, bimbi, adulti, era sui fastidi personali, le bimbe su una revisazione pop rock di Alice nel Paese delle Meraviglie, sono visionabili su Facebook, sulla nostra pagina Facebook Io Teatro. Perché poi che cosa è successo? Che invece di spararli col telefonino, loro hanno studiato con me la loro parte, sono stati catapultati su un set dall'oggi al domani, grazie all'intervento di Claudio Aponte, che è un talentosissimo regista giovane, che lavora ormai con me nella scuola, è il mio socio, e quindi è stata introdotta la recitazione in camera da quest'anno. Quindi c'è chi andrà sul palco, chi andrà in camera o chi farà tutte e due le esperienze. Perfetto, quindi, Giada.
andate allora, a vedere, perché sì, sono dei monologhi sicuramente molto carini, e poi ci ripoponiamo, chiaramente ti avremo a studio in diretta, potremo approfondire meglio volentieri questa cosa. Ma io vado oltre con Giada, perché ho visto Giada gli amici, tutti amici sì. E beh, le coincidenze, senza che fare nomi, lo faremo da sì, perché noi abbiamo siamo qui a casa, no, ci mancherebbe. Io farei uno certo, noi faremo uno speciale, io ti strappo questa promessa di fare uno speciale proprio live lì sul posto, presso questa magia di questi strumenti musicali, non solo. E poi la ciliegina sulla torta, come si vuol dire, presso il teatro. Assolutamente, intanto seguiteci, perché i corsi sono veramente molto carini, sono usciti quelli degli adolescenti, e poi adesso iniziano quelli degli adulti, poi seguiranno le bimbe. Quindi seguiteci e io vi aspetto, però assolutamente sì, poi tanto poi ci aggiorniamo dietro le quinte in separata sede, ci mettiamo assolutamente sì. Io ringrazio veramente con tutto il cuore Giada Fratellani di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine, nonellaradio.it. grazie Giada. Ciao Giada, grazie, in bocca al lupo a tutti. Noi andiamo in break e poi ritorniamo sempre qui a Terza Pagina Magazine.